Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Hyperdimension Neptunia Rebirth 1. Nello scorso video, io sono Leoli, scusatemi, nello scorso video Neptune ci ha lasciato. Dobbiamo fare Autumn Fields, però diciamo che è ora di prendere un nuovo membro del party. Odio chiederlo, ma perché le diverte con noi? Cosa? È così crudele, Effie, non voler essere con me. Definitivamente non è quello che io volevo dire. Come la posso mettere? Ti stavo solo prendendo in giro, Effie. Sei così carina quando sei stressata. Anche quando sei stressata. Carina? Oh, if you want to grind levels at the previous dungeon, don't worry. Oh, e se tu vuoi fare livelli al dungeon precedente, non ti The preoccupare. one before was meant for a three-cell party. Now that I'm here, though. Quello prima era pensato per un party da tre. Ora che io sono qui, I can comunque. augment the third slot. I will show you my pro skills here. Posso occupare il terzo slot, quindi vi mostrerò le mie abilità da pro qui. Quando tu dici pro, tu intendi. Dio, Why, of course. Pro as in a gamer. ovviamente, pro come un ga come una videogiocatrice. But if Lady Vert comes, no one can look after Nip-Nap. Ma se Lady Vert viene, nessuno può guardare Nep-Nep. Oh, that should not be a problem. Oh, questo non è un problema. Non faccio il suono. Cos'è quello? Lan-Lan è Lan-Lan. Lady Vert, this is... Lady Vert, questo è. My, do neither of you know Lan-Lan? Dio, Dea. Nessuno di voi conosce Lan-Lan? No, we don't. No, non lo conosciamo. Lan-Lan is the standalone complex of game industry. Lan-Lan è il complesso stand-alone di Game Industry. Stand what? Stand cosa? Lan-Lan roams game industry, seeking to right the wrong of questionable games. Allora, Lan-Lan gira per Game Industry cercando il giusto e lo sbagliato delle questioni dei giochi. Cioè, dei giochi. Questo This one came to Leanbox a while back, so I've kept it as a pet. è venuto all'inbox un po' di tempo fa, quindi l'ho tenuto come un animaletto. Questo? Un animale? Cioè, un animaletto di compagnia, o tipo un cane? Don't underestimate Lan-Lan. Lan-Lan is much better than any guard dog. Ah, non sottostimate Lan-Lan. Lan-Lan è molto meglio di qualsiasi cane da guardia. Lan-Lan says woof Lan-Lan dice woof woof. woof. It is very neutral to matters, so you can trust Lan-Lan. Ed è molto neutrale alle faccende, quindi puoi credere a Lan-Lan. Lan-Lan asks Lady Bird, what do you want with Lan-Lan? Lan-Lan chiede a Lady Vert, cosa vuoi tu da Lan-Lan? And so I need you to keep Neptune safe while we are gone. E quindi necessito che tu tieni Neptune salva mentre io sono via. Ok. Now that's done, let's get going, shall we? Ora che è fatto, andiamo. Andiamo, dai. Vert è stata aggiunta. Dex Drive è ora livello 3. Ok, vediamo. Vert è molto buono come personaggio. Entra di sicuro nel nostro party finale. Però è sottolivellato. Perché ho livellato tantissimo. Quindi. Vabbè, questo mi dà la roba per accessori, svariate cose, va bene, comunque è un personaggio molto sottolivellato in confronto a noi. Infatti, oggi facciamo non questo dungeon, ma facciamo Ordan Fields, poi livelliamo Vert, e questo è Nordan Fields. Voglio però mettere Vert come leader. Questo è Vert. È molto. Diciamo che tra tutti i personaggi credo che sia quello con l'età più grande. Ok, usa una lancia per combattere. Forse potevo prenderne un'altra, ma teniamoci questa per adesso. Il Green Ribbon, non c'è molto altro da dargli. Neptune è via, quindi non posso farci nulla. Va bene, direi che facciamo una ventina di minuti in questo dungeon. I nemici non so quanto sono forti, di solito non lo faccio. Ho ottenuto degli oggetti.
L'attacco mi sembra più lento, ma in realtà è uguale. Ok, quindi iniziamo un pochettino con questo dungeon. Nel prossimo faremo l'altro più la storia. Ok, siamo abbastanza forti con i personaggi principali, cioè nel senso che avevamo fino ad adesso. Però ho sempre paura. Molto strana questa zona, molto tipo legata al codice del gioco. Questa zona è troppo alta per poterci salire saltando per adesso. Cioè, ricordarlo. Più avanti potremo farlo, perché spoiler del gioco, è possibile saltare più in alto più avanti andiamo. Usiamo Demon Slice. Mi sa che è meglio che vi faccio vedere gli attacchi. Allora, lei contiene due attacchi che gli permettono uno di aumentare l'intelligenza, quindi danni magici più alti, e l'altro che diminuiscono, diciamo, le statistiche degli avversari, come la loro evasione e il movimento. Poi Silent Spear è un attacco magico che dà inabilità ed è una lancia che colpisce così tutti i nemici in una linea, partendo dal primo nemico colpito. Godetevelo! A questo punto del gioco fa veramente tanto danno. Tantissimo. Più avanti ne farà sempre meno, ovviamente, come ogni cosa che funziona in un videogioco, però per adesso è buono. Combattiamo questo nemico e andiamo avanti. Voglio fare un'esplorazione per bene in questo dungeon insieme a voi, principalmente perché così posso fare più in fretta il prossimo. Allora, in realtà dopo questa battaglia sistemerò le abilità di Lady Vert, perché se non erro sì, appunto, ce le ha deboli, mentre invece potrebbe averle più forti. Sì, molto più forti. Ha buone abilità basate sul magico. Devo farvi vedere anche che tipo di personaggio è, cioè le statistiche. Ok, vediamole un pochettino. Allora, status, Lady Vert. Come vedete, Lady Vert è una tank magica più una magia più alta. Abbastanza buone come statistiche. Poi i comandi, quindi dobbiamo basare su magia. Quindi Silent Cycle. Purtroppo ha questi qua d'attacco che sono non sono magici, quindi non è molto, molto buono, perché lei ha molta più magia che attacco. Però non ci possiamo fare tanto. C'è da dire che per ora metterò un'altra Silent Cycle. Mettiamo una Power Edge allora qui, Silent Cycle. E va bene. E qua Power Slash. Break Edge, Break Crash, meglio. Ok, mettiamo Dazzling Lead e Venom Storm. Meglio Venom Storm perché è magico. Come detto, è un attaccante magica lei. L'X Drive ce l'ha già. No, mi sa che devo fargli fare un livello per l'X Drive. Andiamo a vedere partner setup. Lei dà cioè attacchi non troppo potenti. Però vediamo status. Non status. Dov'era? Comandi. È vero, X Drive non ce l'ha ancora. Però la sua X-Drive è molto forte. Allora, facciamo prima la strada qua a destra o a sinistra? C'è un teletrasporto bloccato qua, quindi meglio fare prima questa, che è meglio. Lei ha subito, se non erro, sbloccati dei vestiti alternativi che voglio comprare, quindi farmerò un pochettino per averli. Seat Cycle è buono per il personaggio, ovviamente. Non dico che è buono come abilità, perché c'è di meglio. Non è livellata ancora per fare danni, però più avanti già ci arriva a fare danni, a essere una buona tank magica. Adesso ancora non è niente di che, va bene. Ok, usiamo una Ladelfinus, giusto perché sì, che fa molto danno, dovremmo poter eliminare questi nemici facilmente. Ho saltato l'animazione per fare più in fretta, ma non cambia più di tanto. Vediamo un pochettino la registrazione. 9 minuti, sì, dovremmo riuscire a fare il dungeon filato e poi e completare così. Abbiamo questi due plan, Youth Bandage ricevuto. Non so cosa fa. E Tokiden Cave ricevuto. Ok, un nuovo dungeon che possiamo aggiungere, più un nuovo plan per un nuovo oggetto che voglio fare, ovviamente. Mi dovrò cercare però come si fa, perché non lo so adesso. Usiamo True Demon Slice, che aumenta la barra X Drive, quindi è buono. E vedete, se qua uso Silent Spear su questo nemico, li posso prendere tutti e tre. Molto bella. Fa tanto danno ai nemici meccanici perché hanno basse difese magiche. Perfetto, andiamo a vedere il plan con che cosa si fanno. Questi due no, System no, Tokiden Cave.
Ok, Crude Circuit Yacht Earth. Credo che li possiamo ricevere in questo piano, in questo coso. E poi l'altro cos'è? Ok, questa qua la voglio. Boxbeard Wing, Legal Memory, già troverò dove prenderli. E Ute Bandage. Mi sa, Ute Earth, credo che si trovi sempre qua. Quindi almeno altre tre Ute Earth. Ok. Crude Circuit, eccolo. Trovato. Uno, almeno uno, ovviamente. Comunque questo lo farò anche principalmente in separato da voi, cioè che non senza farvelo vedere a voi. Usiamo Demon Flayce. Lei purtroppo ha poca, come si può definire, poca capacità di SP in confronto a molti altri personaggi. Credo che anche Vert ce ne abbia di più già adesso. Però non ci posso fare tanto. Sealed Spear e Venom Storm perché fa più danni, visto che è magico. Ok, eliminate questi nemici. U-Turt ottenuto, ok. Cuore giovane, credo che si possa tradurre. Prenderemo questo teletrasporto fra poco. Tanto devo prima setacciare quest'area. Poi farò un altro nemico. Un altro U-Turt, ok, due li abbiamo ottenuti. Vediamo cosa mi manca allora per il nuovo dungeon, Tokiden Cave. Un Crude Circuit. Va bene, quindi fra poco lo otterremo. E facciamo così. Teletrasportiamoci e andiamo avanti. Va bene. Sì, questo qua ce l'affrontiamo. Ah, cavolo, ho ciccato l'attacco. Sono un pirla. Appena livellerà, lei farà un sacco di danni. Vorrei usare X Drive Apocalypse Nova, giusto perché sì. C'è qualche modo per colpire tutti? No, però dai, lo spariamo così. Bellissimo, mi piace tanto. Essendo magico fa anche molto danni contro questi nemici. Molti danni. Perfetto. Sealed Spear per fare danni magici ingenti. Ok, nessun oggetto trovato, ma va bene, non mi aspetto di trovare nulla. Questo è un Eject Button. Ci permetterà di uscire più facilmente dal dungeon, anche se ovviamente non mi interessa troppo ora come ora. Ok, prima controlliamo tutta questa zona e andiamo nel prossimo luogo. Ok, l'oggetto segreto trovato. Stupid Game 3 ricevuto. Adesso non ho più bisogno di farlo. Non posso davvero salire qua sopra per adesso? Che brutta questione, che palle. Il gioco mi sta dicendo in poche parole che ancora non ho la possibilità di salire qui sopra. Magari è possibile bararlo? No. Vabbè, allora facciamo un po' di combattimenti. Credo che fra qualche dungeon otterremo la possibilità di salire là sopra e non so se lo farò vedere. Ditemi se volete che lo faccio vedere oppure no, ma ok. Credo che combatteremo un po' di nemici, allora e concluderò qua. Questo episodio durerà un po' di meno, però principalmente perché così posso poi mettermi a farmare tranquillamente Lady Vert e non avere problemi. Possiamo già aggiungere il prossimo dungeon. Quindi lo facciamo. E per l'armatura, Yacht Bandage, manca un Yacht Earth. Va bene, lo otterrò presto. Spero. Credo che lo danno questi nemici. Quindi affrontiamoli. Vediamo quanto stiamo registrando. 13 minuti. Madonna, ancora è poco. Ma non lo so, forse potrei iniziare il dungeon dopo. Sì, dai, lo inizio giusto perché così faccio anche un pochettino di storia. E quindi lo iniziamo. Se mi droppa un Yacht Earth, va bene, perfetto. Plan. Sblocchiamo quell'oggetto, il Yacht Bandage, che non so che cosa fa. Scopriremo adesso. Quindi usciamo dal dungeon e andiamo avanti. Purtroppo non abbiamo la capacità di salto così ampliata. Ah, mi ha colpito. Maledizione per loro. Vabbè, visto che dobbiamo uscire dal dungeon, userò le skill. Le skill inteso come gli attacchi in generale, quindi Sealed Spear. Ce la faccio prendere tutti e tre? Sì. E lo salto perché abbiamo già visto variate volte. E perfetto. Cosa mi serviva per. No, niente, non mi serviva nulla per adesso di questa roba. Usciamo semplicemente da qui. E poi andremo, come si può dire, andremo a vedere un po' l'inizio del prossimo dungeon. Concluderemo questa esplorazione tipo la prossima volta, molto probabilmente. Peccato, ci sono rimasto un po' male.
Comunque ho fatto vedere un dungeon. Oh, prendiamo questo, Hero Drink. Cosa mi serve per l'Hero Drink? Credo che sia un item. Hero Drink, ah, già lo posso fare. Scopriamo cosa fa adesso. Andiamo a vedere i nuovi oggetti. Se non erro, ci dovrebbero essere anche i vestiti per Lady Vert. Dovrebbe avere dei vestiti molto carini. Ok, questo è il nuovo dungeon, Tokiden Cave, che guardiamo giusto un secondo, però non ci facciamo nulla. Ma ancora, devo dire la verità, questa conformazione di dungeon non l'abbiamo vista, però più avanti vedremo che sarà riutilizzata, mi sa. E andiamo avanti qua, prendiamo le informazioni da questa da questi personaggi. Andiamo a vedere gli oggetti del negozio, introduciamo con i discorsi iniziali del prossimo dungeon, riportiamo le quest che sono fatte qua. Ok, underground. Oddio, ho tenuto un sacco di roba. Altro? No. E shop. Vediamo un pochettino. Hero Drink. Cosa fa? 20% e 1500 SP. Questo è estremamente utile. Credo che li farmerò. Poi vediamo. Lei non può. Non c'è ancora l'arma per Lady Vert. Yacht Bandage invece. Molta vita mi dà tipo. Sì, abbastanza vita. Non tanta. Mi sa che c'è di meglio. No, per questa non c'è di meglio. Però è buono. SP Booster sembra interessante qui. Ed ecco qua gli oggetti di Lady Vert. Prendiamone un qualcuno. Tipo Elite Dress mi piace. E Blood Dress. Prendiamo questi due per adesso. Il Black non li voglio prendere, non mi interessano. E ora vi faccio vedere Lady Vert con questi due nuovi vestiti. Quindi da Principal Dress, prima Elite Dress. Che carino. C'è di meglio. È meglio quello Wind, quello che mi piace a me. E il Blood Dress, che non so, mi piace di più dell'altro, poi sono gusti. Introduciamo il dungeon e basta per questo video. Ah, non c'è? Non c'è un discorso all'inizio dungeon? Stranissimo. Ci avrei scommesso. Vabbè, al limite facciamo un pochettino di dungeon, così il prossimo... Sì, un pochettino, giusto 3 minuti, 3-4 minuti. Così il prossimo episodio siamo direttamente al boss. Non cerco il... come si chiama... gli oggetti, perché ancora non mi interessano. E per oggetti intendo, come si dice, non mi viene il termine, la roba segreta, perché devo livellare. Devo ancora livellare con questi personaggi. È troppo forte questo dungeon ancora. Più che altro per un personaggio sottolivellato come Lady Vert. Ho mancato il Metal Doggo. Sono deficiente allora. Ma no, sta schivando l'universo questo doggo. È sicura pure, per giunta. Ma è proprio schivata altissima. Va bene. Direi che mi sa che questo episodio sarà un pochettino più corto. Ma perché nel prossimo ci facciamo il dungeon più o meno. Il Metal Dog l'ho già affrontato. Completiamo il dungeon. Adesso vi faccio vedere. Vi ho fatto vedere due nemici principalmente. E non posso farlo vedere tutto. Non perché non voglio, ma perché non ho i livelli per farlo. Devo portare a 60 tutti più o meno. Cioè a 60 no, aspetta, scusatemi. Quello è fra un poco. Al 30. Se io faccio su questo, ne prendo comunque 3. Ma il Boxbird lo eliminiamo prima. Usiamo la Delphinus e vediamo come va. Ok, il Metal Doggo è resistente comunque agli attacchi magici. Interessante a sapersi. Ah, mi ha inabilitato. Brutta storia. Ce la faccio a colpire il Metal Doggo e tutti gli altri tre. Ok. Sealed Spear. Sealed Spear. Sealed Spear. E ok. Mentre invece adesso... facciamo così. Injection Time. Sì, Metal Doggo prende nulla di danno proprio. Cioè, dovrebbe subire di più, invece subisce di meno. Va bene. Dovrei servirvi degli oggetti che vi proteggono. Ok, direi che non raccolgo altro. Vi faccio vedere che questo è un asset che abbiamo già visto. E mi porto al punto salvataggio. No, mi porto già all'uscita. Quanto manca liberare le diverse? 3181, troppo purtroppo. Eh sì, la rima era necessaria. E quindi mi porto all'uscita, salvo e vi saluto. Spero quantomeno che il video vi sia piaciuto. Direi che è stata comunque una parte diversa. Ogni tanto lo devo fare. Anche la prossima ci saranno combattimenti, così
Perché alcuni, allora, a molti piace la storia, però altrettante persone non piace. Quindi mi conviene dividere storia e diciamo in due tipi di episodi. Detto ciò, per questo punto e per questo video è tutto. Ciao a tutti ragazzi, al prossimo video qua da Daniele è tutto. Ciao a tutti.